Codice dei contratti pubblici, articolo 128, servizi alla persona. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini della presente parte sono considerati tali servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato 14 alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. A. Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. In applicazione dell'articolo 37, le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui gli articoli da 32 a 34 all'articolo 59 e gli articoli da 71 a 76. Si applicano altresì le disposizioni di cui gli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14,1 lettera D, si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.